Buon pomeriggio a tutti voi dal campo Quinto Ricci di Aprilia, da Carlo Edoardo Canepone. Stanno entrando in campo Aprilia e Real Giulianova, ma prima dell'inizio della gara verrà consegnata una targa al campione della Aprilia, Ruben Olivera, che come tutti ormai sapranno ha dato l'addio al calcio giocato. Più di 400 presenze in carriera con 70 gol. Ha vissuto anni straordinari in Serie A, ha indossato la maglia della propria nazionale, l'Uruguay, ha fatto innamorare Aprilia e i propri tifosi. Grazie di tutto Ruben, questa la targa che è consegnata a Ruben Olivera, un campione che ha giocato in grandi squadre. Fischietto in bocca del signor Bruno Spina. Comincia la partita tra Aprilia e Real Giulianova, primo possesso in favore dei giallorossi. E gli strappa il pallone, attenzione perché recupera sulla tre quarti l'Aprilia, c'è un po' di spazio per Succi, che fa con il sinistro, parata bassa di Mora, palla centrale, Barlafante sul sinistro, Barlafante si crea lo spazio, tiro smorzato, facile per Salvati, perde qualche metro il Giulianova che però rimane nei pressi dell'area, poi il tiro e il palo da parte di Massetti, improvviso il destro del numero 11 che ha colto impreparato Salvati, che viene salvato dal palo. La Ghigna cerca lo spazio per il sinistro, ancora la Ghigna, fa tutto bene la Ghigna! Palla fuori di nulla, ma si prende tanti applausi dalla tribuna, Eric La Ghigna. Duplice fischio, si va al riposo con il risultato di Aprilia 0, Giulianova 0. Forcini stoppa il pallone, pensa al tiro, poi scarica dietro per il destro da parte di De Cerchio, palla alta, lontana dai pali. Bosi che mette giù. Punta Tedone, ancora Bosi, sterza contro sterza, poi si ferma, palla interessante e c'è il calcio di rigore per l'Aprilia, è andata a terra, mi è sembrato Pesone, mentre arriva anche il giallo per caso, parte Vasco, intuisce Mora, ma non basta, l'Aprilia è avanti, realizza dal dischetto Lorenzo Vasco, subentrato da 15 secondi al posto di Succi, si prende la responsabilità di battere il rigore e lo realizza battendo Mora al 21esimo ormai del secondo tempo. D'Antonio, puntaglietti dietro per De Cerchio, fa partire il destro, palla larga non di molto. C'è spazio quindi per il Giulianova con Barlafante che tocca con il destro! E la palla scivola al lato di nulla, grandissima chance per il Giulianova. 1, 2, 3, eccoli qua i tre fischi. Vince l'Aprilia 1-0 contro il Real Giulianova. Decide il rigore di Vasco a metà ripresa. Aprilia che sale a quota 38 punti in classifica. Giulianova che rimane terzultima, ma comunque salva a quota 28.